Radio Ostuni News, le notizie di Radio Ostuni. Martedì 12 marzo 2024, San Massimiliano. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Ostuni quest'oggi alle 15 darà l'ultimo saluto alla 22enne Asia Semeraro, venuta a mancare prematuramente. La celebrazione esequiale verrà celebrata presso la parrocchia dei Santi Medici e sarà presieduta da Don Giovanni Apollinare. In queste ore è tanto l'affetto e la vicinanza verso la famiglia di Asia che sta giungendo dalla nostra comunità. Tutto ebbe inizio nel lontano 1979 per opera di mamma Giulia, che decise di fondare ad Ostuni l'attività che ancora oggi ha il nome di Garden Flower, lo storico negozio di fiori presente nella nostra città in via Giovanni XXIII, che festeggia 45 anni di attività. Una missione presa a cuore da sua figlia Mariella e da suo marito Osvaldo, che hanno lasciato la loro attività lavorativa per dedicarsi con passione e amore alla gestione dell'azienda. La tappa dei 45 anni è stata celebrata insieme ai clienti di sempre e ai rappresentanti dell'amministrazione comunale, nonché alla presenza di Don Lillino. Il servizio. Ho iniziato questa attività nel 79 e praticamente dopo 2 anni che ho fatto la commessa in un altro negozio, ho scoperto che avevo la passione dei fiori. E man mano che passavano gli anni mi appassionavo. E sei emozionata adesso? Mai avrei creduto che mia figlia prendesse questo lavoro. E adesso ne sono molto felice. Sono molto emozionata perché questo per noi è un po' un esempio, no? Perché ci siamo dedicati all'attività di famiglia e l'abbiamo coltivata pur avendo fatto un percorso completamente diverso e non dritto rispetto alla meta, perché sia io che mio marito eravamo avvocati, abbiamo scelto di lasciare la professione per dedicarci a questo mondo perché è quello che effettivamente più ci rappresenta, il mondo delle piante, dei fiori, l'arte, la dedizione, la passione, la famiglia, sono tutte doti che ci appartengono. Sono veramente contenta di aver fatto questo tipo di scelta. Sono 45 anni e questo è un traguardo importante, per questo abbiamo deciso di festeggiarlo, mettendo anche un po' il punto, no? Perché molto spesso passa il tempo, però effettivamente non ci si guarda mai indietro e non ci si accorge di quello che si è fatto. Noi sicuramente possiamo dire di aver preso questa attività e di averla. A un certo punto mia madre doveva chiudere il negozio, abbiamo deciso invece di prendere in mano le redini dell'azienda, anche grazie a mio marito. In realtà l'idea è più sua che mia e di questo ne sono veramente grata a lui, e diciamo che adesso stiamo avendo tante soddisfazioni perché stiamo ingrandendo anche l'azienda, puntando sugli eventi, e proprio nel corso di questa crescita, che è anche una crescita umana, abbiamo avuto modo di confrontarci con persone di tutto il mondo, cioè ormai ci chiamano dall'Inghilterra, dall'America, dall'Australia, perché questa comunque è una terra che è oggetto di grande attrazione. Questo è un lavoro che oggi ci teniamo a presentare, di un bouquet, diciamo, di una certa importanza, sia per quanto riguarda il tempo dedicato alla preparazione della struttura che vedete. Diciamo, queste cose si fanno anche per passione. Questo è un lavoro, diciamo, che dedichiamo a tutti i nostri clienti e li ringraziamo, insomma, per la fiducia, diciamo, che di cui ci onorano ogni giorno, sì. Cioè la natura insegna che non bisogna mai montarsi la testa, che la bellezza è fatta di cose semplici, che bisogna sempre guardare, insomma, ogni cosa con la luce giusta e non bisogna mai credere di essere arrivati. Perché così come la natura, anche la professionalità e l'ambizione personale di ognuno di noi non ha confini, non ha limiti. Quindi penso che la natura sia la migliore maestra per ognuno di noi e debba esserlo.
anzi speriamo che torni ad esserlo. Nel pomeriggio alle 17 su Radio Stuni in Radio Visione va in onda il programma Coscienze Politiche. Ospiti nei nostri studi i consiglieri comunali Fabio Giorgino, Rosalinda Giannotti e Donia Greco del Partito Democratico. Conduce Giuseppe Semerano. Oggi alle 17.30 presso l'auditorium del liceo Pepe Calamo, sezione scientifico, l'onorevole Gero Grassi relazionerà su Aldo Moro, la verità negata 46 anni dopo. Evento a cura dell'AMPI, sezione maggiore Airol di Ostuni, e dell'Associazione Libera, sezione di Ostuni. 300 atleti, tra cui 100 per le categorie giovanili, hanno partecipato e inondato di gioia e sport la quarta prova del circuito interprovinciale sulle vie di Brento 2024 presso il Parco regionale delle Dune Costiere in contrada Lamacornole, evento promosso dall'Atletica Cita Bianca. Il servizio con le parole del presidente Franco Valente. Grande soddisfazione per la quinta edizione di Città Bianca Master Junior Cross. Abbiamo avuto circa 300 iscritti, di cui, e questo è motivo di grande orgoglio per noi, 100 appartenenti alle categorie giovanili, a cui da tempo insomma dedichiamo particolare attenzione. Nonostante le avverse condizioni climatiche che non ci hanno permesso di allestire il campo come avremmo voluto presentarlo insomma a tutti quanti, la gara si è svolta senza imprevisti. Da anni cerchiamo di coniugare sport e natura e per questa quinta edizione abbiamo scelto la lama di Lamacornole, un piccolo paradiso stunese che atleti ed accompagnatori hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare. La gara è stata un cross classico, una corsa campestre, insomma, su un percorso di 2 km che hanno fatto, a seconda delle categorie, una, due o più volte. Andato tutto bene, ringraziamo il Parco delle Dune Costiere per il loro patrocinio, i proprietari dell'area che ci hanno permesso di poter utilizzarla, il Comune di Ostuni per averci patrocinato e supportato anche, le associazioni Centro Sportivo Italiano, la Croce Rossa e il SER per il loro prezioso contributo. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima. Venerdì 15 marzo nella nostra città vivremo il Peregrinatio Crucis, un momento importante in cui le comunità parrocchiali si ritroveranno ad essere pellegrini per le strade di Ostuni. I giovani, tra canti e testimonianze, porteranno una croce che guiderà la riflessione. Parteciperà Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Intini. Si partirà alle 19 dall'ospedale civile facendo sosta presso la scuola Pessina, il Calvario, il monumento ai caduti per poi raggiungere la Piazza della Libertà. Don Maurizio Caliandro, vicario foraneo, invita quanti vorranno unirsi a questo percorso di comunità. La farmacia D'Ambrosio effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo temporali in arrivo, temperature in diminuzione, venti di scirocco, mare mosso. Dichiarata allerta gialla. Citazione odierna. Oggi siamo tutti presi dalla preoccupazione di vivere e in questa corsa con il tempo spesso dimentichiamo il piacere di esistere. Grazie per aver preferito la nostra informazione.